Sono sicuro che tu faccia almeno una, se non due, delle cose stupide che andrò ad elencare in questo video. Ma ehi, queste sono solamente le mie opinioni, ho 25 anni, faccio contenuti a tema finanziario sui social e non sono nessuno per dirti cosa sia giusto o non giusto fare. Anzi, tu per me puoi fare quello che vuoi, tanto a me non è che cambia nulla. Quel che è sicuro è che smettere di fare queste cose ti farà risparmiare soldi e vivere meglio. Questo è Investitori Folli, la più folle community di investitori in Italia. Evitare di buttare soldi in cose stupide ci farà risparmiare e risparmiare ci permetterà di investire. A sua volta investire, se fatto correttamente, ci porterà a vivere una vita più serena una volta arrivati a una certa età. Sempre se il mondo non finisce prima o non verremo schiavizzati da robot killer governati da intelligenza artificiale. Quest'ultima è molto probabile come ipotesi. Quindi, bando alle ciance, andiamo subito ad elencare quelli che, secondo il mio modesto parere, sono modi assolutamente stupidi per buttare soldi. Cominciamo subito con la colazione al bar, tradizione tipica italiana. Molti di voi si arrabbieranno per questa, ma non solo la classica colazione cornetto e cappuccino non apporta i giusti nutrienti al nostro corpo. Infatti troviamo troppi zuccheri e pochissime proteine. Ma in più, se calcoliamo 2,30€ di spesa media per cornetto più cappuccino, moltiplicato per 5 giorni alla settimana per un mese, arriviamo alla modesta cifra di 46€ al mese. Praticamente 500€ l'anno spesi in cornetti e cappuccini. Ora, io non dico di non fare colazione, perché la colazione è uno dei pasti più importanti della giornata, però io personalmente la faccio a casa, mi compro i prodotti buoni dal supermercato e mi costa molto, ma molto meno. Passiamo ad un'abitudine strettamente correlata, che è quella di comprare schifezze, come le chiamavano le nostre mamme. Per schifezze intendo tutte quelle cose come Kinder, caramelle, patatine, bibite dolci o gassate. Insomma, ora lungi da me l'idea di condannare la Coca-Cola quando si va a prendere la pizza fuori. La Coca-Cola con la pizza è sacrosanta. Ma per tutto il resto è stato provato di come queste schifezze agiscano come una droga sul nostro cervello, innescando una scarica potentissima ed immediata di dopamina per poi lasciarci all'improvviso senza, scaturendo in noi un bisogno di averne ancora al pari di cocaina o altre droghe. Quindi le grandi aziende, le campagne di marketing ci hanno convinti nel corso del tempo a mangiare queste porcherie, però fanno male, costano tanto, meglio passare, no? Oltretutto gli alimenti meno processati come frutta, verdura e cereali eccetera eccetera, incredibilmente sono quelli che fanno meglio sia al nostro corpo che al nostro portafoglio. Gratta e vinci e gioco d'azzardo, carissimi investitori, anche questi agiscono sul nostro cervello al pari di una droga. Le probabilità che tu ti arricchisca sono pari a quelle che Bitcoin possa arrivare a 1 milione entro la fine di questo video. Le probabilità di diventare un lobotomizzato, ludopatico e povero sono estremamente alte. Una volta entrati nel vortice è difficile uscirne, meglio starci lontani e non provare nemmeno per gioco. Se ci stai già dentro, mi dispiace per te, chiedi aiuto a qualcuno oppure usa il numero verde che lo Stato mette a disposizione. Continuiamo con le sigarette, che secondo me sono la cosa più stupida in assoluto, e il ragionamento che faccio è molto semplice: ma perché stracco devo pagare per farmi del male? Comunque si calcola che con un pacchetto al giorno un fumatore spenda mediamente 2.000€ l'anno. Se investiti una volta all'anno con un tasso di rendita del 6%, sfruttando l'interesse composto, dopo 40 anni si arriverebbe ad avere un totale di 352.500€, avendone messi da parte 80.000. Quindi sì, evitando di fumare, volendo, la Ferrari te la potresti anche comprare e ci risparmi anche di salute. Poi uno magari non muore per il tumore ai polmoni, ma si schianta con la Ferrari. Ok, forse non sono stato molto convincente, però anche qui, se volete, c'è un numero verde da chiamare per smettere di fumare. Passiamo ora all'alcol. Anche questa è una di quelle cose stupide che costano un sacco di soldi e allo stesso tempo vi fanno anche male. Quando mangio un bicchiere di vino ogni tanto me lo sparo, però una cosa che ho smesso di fare, per esempio, è quando esco con gli amici la sera, ho smesso completamente di ordinare alcolici. Questo perché di solito quando uno va a un pub o a un locale qualsiasi, un cocktail ti costa in media 8 se non 10€. Quindi vado di acqua, che costa molto molto meno, mi tiene idratato, e se al locale mi fanno storie che vogliono la consumazione minima, mi prendo la frutta, che fa pure bene e mi piace un sacco. Oltretutto sto anche iniziando a entrare in quell'età, purtroppo, che se bevo troppo alcol la sera poi finisco per stare rincoglionito il mattino seguente, quindi meglio bere acqua, che almeno il giorno dopo sono più produttivo. Per certi versi collegato all'alcol troviamo la discoteca. Ora, io sono relativamente fortunato perché a me la discoteca
ha sempre fatto schifo, sono un cane a ballare e non mi sono mai divertito là in mezzo. Ma la maggior parte dei miei coetanei va in discoteca anche una o più volte alla settimana. E considerando che ogni serata in discoteca costa in media dai 25 ai 35 euro e mi sto anche tenendo basso, grazie al c***o che poi non hanno mai i soldi. Però queste, ripeto, sono cose mie, a me non piace andare in discoteca, se a voi piace andare in discoteca non ne potete fare a meno, andateci, è giusto così. Cioè, per intenderci, nella lista metterei anche andare allo stadio una volta a settimana costa un sacco di soldi, però io non sono un tifoso, quindi non posso capire. Concludiamo questa lista con gli abiti firmati. È una cosa che fino a qualche anno fa tendevo molto a fare, comprare felpe, magliette, scarpe per cui spendevo un sacco di soldi. Poi ho capito che per essere figo non serve necessariamente spendere soldi in vestiti con marchi costosi e quindi essenzialmente ho iniziato a spendere poco o niente e a prediligere la comodità. Praticamente adesso mi vesto come i miliardari che se li vedi in giro sembrano dei barboni. Ma sapete qual è l'unico marchio per cui valga la pena spendere dei soldi? Ovviamente, regà, lo shop ufficiale di Investitori Folli che sponsorizza questo video. Con la roba di Investitori Folli siete davvero i più fighi, cioè guardate me, e poi nel vostro piccolo supportate tutto il lavoro che faccio. Trovate il link dello store in descrizione. Carissimi investitori, scrivetemi nei commenti quali sono secondo voi i modi più stupidi per buttare soldi, perché ci tengo. Scrivetemi se secondo voi sono gli stessi che ho detto io, se ne avete altri, insomma, quello che vi pare. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e lasciate la campanellina perché è importante per non perdervi tutti i prossimi video strafighi che verranno. Ma anche quelli che sono usciti finora erano veramente molto belli, quindi se non l'avete ancora visti, stanno qua intorno a me, stanno qua. Guardateli.